bentornati a Take Me Out e benvenuti alla posta di Cupido. Caro Gabriele, sono single perché non trovo una ragazza giusta. Non chiedo molto, mi basta che cucini come mamma, che mi rimbocchi le coperte come mamma e magari che mi dia la paghetta tutte le settimane come mamma. Puoi aiutarmi? Ti saluta tanto mamma. Luigi 52. Caro Luigi 52, spero che 52 non sia la tua data di nascita, altrimenti mi stupisco che tua mamma riesca a rimboccarti le coperte senza finire in ospedale per l'artrite. Comunque, complimenti alla mamma, ma tu non venire a Take Me Out. Però guarda tutta la puntata e ruba tutti i segreti per sedurre una donna. Non è mai troppo tardi. Inizia Take Me Out, che entrino le ragazze! Di Take Me Out. Hello single ladies, how are you? Are you ready? Visto? Vi ho presentate tutte in inglese perché qui abbiamo il nostro English Corner con Costanza e Pamela. Cara teachers, la nostra teacher inglesissima, bellissima, singlissima. Come mai? How is it possible? How is it possible? I don't know. You don't know? Non lo sa, raga, non lo sa. Sarà forse il problema della lingua? È probabile, però almeno qui ho la mia socia in inglese che mi sostiene. E la nostra Pamela, anche lei from Chicago. Sweet home Chicago. Io ribadisco, il problema grosso potrebbe essere proprio l'ostacolo della lingua. Provare in italiano, no? No? Possibile, Gabri. Sì. Infatti oggi racconteremo i single nel mondo. Addirittura, i single nel mondo? In inglese. Oh, che bello! E in dialetto. Che dialetto? Napoletano. Napoletano. Quindi attenzione, single a casa. Ecco alcuni esempi di frasi tipiche. Italiano, inglese, napoletano. Stasera mi sento carica, troverò il single giusto per me. English. Ok, tonight I feel positive. I will find the right man. Napoletano. Ma ci siamo per trovare l'amore. L'uomo buono. Non vedo l'ora di vedere la Take Me House. Gabri, ci diamo una mossa? I can't wait to see the Take Me House. Come on. Non vedo l'ora di salire le scale e andare alla Take Me House. Yam, yam. Spegniti, maledetta, che questo lo voglio io. No, non traducete. Questo l'ho sentito dire da tutte e due in italiano. Continuate così. Brave, molto bene. Rimanete accese. Stay on. Sera! La nostra single di Cerignola. Facciamo un saluto agli amici Cerignola. Ciao, Cerignola! Ciao, Puglia! Come sei? Sei carica? Me ti sento carica, sì, sì. Gabriele, sì. Oggi sono carichissima e ti devo dire una cosa. Dimmi, me. Ti devo chiedere, ma Gosh, se stai nei pan? Che vuol dire, scusa? Gabriele, vuol dire, ma oggi dove andremo? Dove finiremo? Ah, signora mia, non lo so. Io spero che tu finisca la Take Me House, spero. Certo, certo. Senti, facciamo che tu esci col single, poi cosa succede, Sara? Gabriele, ovviamente gli devo rubare qualcosa. Ma come ovviamente gli devi rubare qualcosa? In che senso? Certo, Gabriele. Il cuore gli devi rubare, no? Gabriele, gli rubo quello che trovo, un po' di braccialetti. Ma è furto! Ma come? CD, profumi, quello che sta davanti. Ma per ricordo, diciamo. Per ricordo. Ma tu sei una ladra, ma devi essere solamente ladra di single, cara Sara. E sai come si fa Take Me Out? È semplice. Basta tu rimanga accesa. Sì. Molto bene, brave! Che inizio, ragazze! Sta per entrare un single, dammi tre parole, sole, cuore, amore, stavolta non lasciarlo scappare. Davanti a voi c'è un podio illuminato.
Da quell'ascensore esce un uomo bellissimo. Vi piace? Lasciate la luce accesa. Non vi piace? Pigiate il pulsante davanti a voi. Da quel momento sarete spente e sarete fuori gioco. Ma se alla fine di 3 round almeno una di voi sarà accesa, potrà visitare con il nostro single la Take Me House, un luogo talmente romantico che in confronto Venezia è il parcheggio di Teano Sud, un'area di servizio. Se invece vi spegnerete tutte sarà un blackout e il nostro single dovrà andare a cercare l'anima gemella fuori di qui. Ve la faccio semplice? Se non vi piace, via l'ascensore occupato, il ragazzo è libero. Single, fatti vedere! Single, presentati! Ciao a tutti, sono Jacopo, vengo da Comacchio, in provincia di Ferrara. Lui è Jacopo. E se vi annoia, mai una gioia. Buon inizio, Jacopo, ti stringo la mano. Guarda che un buon inizio, 26. Sara, che facciamo, Marco? Allora non hai capito. Gabriele. Quando è sceso dall'ascensore, ha fatto quel salto, io mi sono spaventata, pensavo che cadesse. Allora ho detto, così poco, dai. Ancora dopo la Take Me House facciamo tutta una caduta sulle scale, meglio evitare. No. Lasciamo stare. Però la cosa buona, Jacopo, è che lei non ti ruberà niente a casa, perché lei, no, come dire, infatti, va a casa dei ragazzi e poi porta via qualche cosa, piccole cose, sì, lo sì, stereo, il televisore, quello che trova, insomma. Vabbè, pazienza, abbiamo perso Sara, ma guarda quante ragazze accese. Francesca, la nostra CSI. Sì. Ah, sai? Ecco. Però è carino gli altri. Carino. Un po' scuretto, a me piace più cadaverici. Però il pantalone mi è piaciuto, quindi... Sì. Scopri dopo perché non sono cadaverico. No, aspetta, perché ti devi spiegare che lavoro vuoi fare? L'anatomopatologa. Lei vuole fare le autopsie, queste cose, sì, qua. Sì, certo. È il sogno di quando era bambina. Chi di noi non ha avuto questo sogno quando era bambino? No, anch'io. Tu non avevi questo sogno? No. Avevo altro in mente. Cioè, mi stai a far pensare che non ti piacciono i morti? Eviterei, sinceramente. Qua c'è un problema di fondo, però, scusa, eh. Vabbè, sì, ma si risolve. Si risolve morendo, muori, Jacopo. Bravo! Ma contento. English Corner, acceso! Costanza. Yes, allora, si è fermato qua, per cui, insomma, ovviamente dovevo rimanere accesa. Mi piace il look. C'è questa cosa delle sopracciglia che si ripete, però... Sopracciglia? Rifatte, perché? Guarda, no, Jacopo, te lo spiego io. C'è un filmino che lo spiega chiaramente, guardate. Niente uomini depilati o con le sopracciglia alla di gabbiano. Niente uomini che escono a cena e mi dicono no, non mangio la pasta perché è troppe calorie. L'uomo ha da magnà, vive il cibo. Costanza, ai casting. Ha fatto capire che l'uomo per lei ha 2 zerbini, si fa portare una cofana. Questo è l'uomo perfetto per Costanza. Pamela, sei d'accordo? Anche io sono così, mi piace mangiare assolutamente, sono una buon gustaia, mi piace anche cucinare. Bene. Quindi, bel ragazzo, begli occhi, bello squadro, anche se si è fermato da lei, però... Dai. Si può sempre rimediare in qualche modo, comunque. Benissimo! 26 ragazze accese, ma era solo il primo round, Jacopo. Ora viene il round più importante. Signore e signori, stiamo per proiettare un film dal titolo Vita di Jacopo. Sottotitolo. Se non vi piace... Il mio sogno è quello di diventare un modello. Lo so, Derek, lo so che nella vita esiste altro oltre ad essere belli, belli, belli in modo assurdo. Infatti, l'anno scorso sono diventato Mr. Matterosa, ma non ho mica smesso di salvare vite. No, ragazzi, non sto lavorando troppo di immaginazione, sono veramente un bagnino.
Sì, lo ammetto, ho un certo debole per le ragazze con il stile Baywatch. Anche perché sono un ragazzo che tira tardi nei locali e cerco una ragazza socievole e simpatica che tiri tardi con me e con i miei amici. Però la cosa più importante in amore è trovare una ragazza all'antica, romantica e non troppo intraprendente. Una però che sappia aspettare che sia io a fare il primo passo e corteggiarla. Lo so ragazze, lo so, sono molto esigente in fatto di donne, però se vi riconoscete nella descrizione della mia ragazza ideale, beh, non spegnetevi e lasciate che vi corteggi. Jacopo, 15 ragazze accese, però l'hai detto tu. Sono esigente, è giusto così? Giusto così, giusto così. Vuol dire che le 15 ragazze accese, come dire, pensano di corrispondere all'ideale di donna che hai appena dato. Giulia ovviamente non corrisponde, vero Giulia? Gabri, bel video, sembra che se la tiri un pochino, cioè dice io sono bello di qua, di là. Jacopo... È bello, per carità, è un bel ragazzo. Me lo dicono tutti, però dicono anche che quando mi conoscono dopo dicono sempre che sono sbagliati su di me, quindi... È un'impressione. E la prima impressione è quella. Qui, 15 ragazze non si sono fermate all'apparenza. Giulia! Allora, intanto quando è sceso si è fermato qua. Sì. E mi ha lanciato uno sguardo. Quindi è bellissimo. Io... Musica, ti piace il metal? Rock? Il rock alcuni, diciamo, alcuni gruppi. Vabbè, ci lavoriamo, facciamo un giorno un po', sì, un giorno l'altro, così. Comunque, la canzone di oggi. Oh, la canzone di oggi. Se guardo gli occhi tuoi, nei quali poi si specchiano i miei, puoi dirmi quel che vuoi, sei magica così come sei. Basta. Fermi tutti, ma è originale questa canzone? È di un cartone animato. Ah, ok, perfetto. La mia principale ispirazione. L'avevo intuito. Molto bene, Giulia, molto, molto bene. Sofia, sei accesa. Dimmi di Jacopo, Sofia. Ti dico che secondo me è leone e penso di avere ragione. No. Che segno sei? Capricorno. Bene lo stesso. Va bene, no! Alleluia! Ogni tanto chiudo un occhio sui segni zodiacali, in questo caso ne chiudo due, quindi va bene. Anche perché è molto bello, quindi va bene. Brava Sofia! 15 ragazze accese, ma adesso è il momento del tuo difetto. Difetto che ci viene raccontato dal tuo amico Simone. Ragazze, se non è amore, pugida interruttore. Jacopo è un ragazzo affabile e spiritoso, ma diventa paranoico quando si tratta di pulizia, specialmente se c'è di mezzo la sua adorata macchina. La lava un giorno sì e un giorno no. E se nel frattempo pensa che si sia sporcata, è capacissimo di fermarsi lungo la strada, tirare fuori i prodotti per pulirla e farlo. Insomma ragazze, con Jacopo conviene negoziare subito la sua scala delle priorità, perché rischiate di finire sì in cima alla sua scala, ma ad aiutarlo a pulire il tettuccio della macchina. Jacopo, hai un appuntamento, 10 ragazze accese! Quella! Pamela! Beh, Gabri, bellissimo ragazzo, mi è piaciuto tutto. E anche io la macchina uguale, sono un po' fissata per la pulizia, per me è come la mia seconda casa, quindi deve essere sempre pulita. Pamela! Sì. Sento a big attraction, c'è una forte attrazione. Yeah, big attraction. Big attraction, yes. Ok. Yeah. Jacopo, if you take me at the Take Me House, you will fall in love with me. Non serve la traduzione. Giselle! Diciamo che io non è che sono tanto ordinata con la macchina. Quello no. No. Oh, sono sincera, la macchina mia è totalmente disorganizzata. Sì. Lo capisco io. No, ma lei intende proprio che c'è il volante dietro, okay. La frizione a fianco, così. Però tu sei bello, io sono bella. Ecco. Lo slogan elettorale di Giselle, tu sei bello, io sono bella. Sentiamo lo slogan di Giulia. Hai già cantato, quindi? A me, se c'è bisogno, corteggio, non c'è bisogno, però mi piace anche essere corteggiata, quindi ci possiamo corteggiare a vicenda e portami la Take Me House. Facile, facile. Hai sentito le 10 candidate? Sì. Ora i ruoli si invertono e il potere passa nelle tue mani. Per 8 di queste 10 ragazze, purtroppo il percorso si ferma qui, perché le devi spegnere. Pronto? Prontissimo. Va e che la forza sia con te. Lascia accese solo le due che più ti piacciono.
Aspetta Laura. Sofia. Erika. Sofia. Ilenia. Giulia. Due ragazze ancora da spegnere, due. Lo so, è difficile. Aspetta Marta. Mi dispiace. Ah, gli ha fatto lo scherzetto. Aspetta Giulia. Jacopo, hai lasciato accese Pamela e Giselle. Come sai, c'è un ultimo aiuto a tua disposizione. Puoi fare a tutte e due una domanda o una richiesta. Prego. Allora, ragazze, se volete essere la mia Pamela Anderson, vi chiedo di fare una corsa sul lungomare in stile Baywatch con me. Il bagnino Jacopo, hai capito che ha sfoderato? Bella idea, tieni. Ecco lo strumento adatto. Pamela! Pronti? Ah! Furbetta! Turno di Giselle. E che ritorno. Grazie. Ricomponi. Allora, caro Jacopo, sei un ragazzo molto deciso, quindi suppongo che tu abbia già chiaro chi porterà la Take Me House, sì, giusto? Certo. No, non ce l'hai chiaro chi porterà la Take Me no. House. No. Perché a Take Me Out le sorprese non finiscono mai. Ti sto per proporre un appuntamento al buio. Non aspetto nessuno io. Cosa vuol dire? Semplice. Hai lasciato accese Pamela, Giselle, hai giocato con loro, quindi ora ti sei fatto un'idea. E io sono qui per scompaginare tutti i tuoi progetti. Mi piace come cosa, dai. Ti piace? Proviamo. Devi sapere che in ascensore c'è un'altra ragazza single. Quindi ora davanti a te ci sono due strade. O continui il tuo percorso e scegli una tra Pamela e Giselle, oppure scegli la ragazza che è nell'ascensore, perché l'ascensore è occupato, ma la ragazza è libera. Per aiutarti nella tua scelta ti faccio sentire la sua voce. Ragazza misteriosa parla, Jacopo ti ascolta. Ciao, mi chiamo Valentina e sono una parrucchiera. Ho un sogno, anzi due, guidare un motoscafo e andare alla Take Me House. Per il motoscafo c'è tempo, alla Take Me House mi porti tu? Mi piace perché Pamela e Giselle sono nere, vorrebbero venire qui a strozzarmi. Ma la scelta non è mia, ragazza, la scelta è di Jacopo, che adesso può decidere cosa fare. Quindi, continuare per la tua strada e scegliere una tra Pamela o Giselle, o scegliere la ragazza misteriosa. Insomma, se non è amore, scegli l'ascensore. Io rimango con la scelta delle due. Rifiuti l'offerta della ragazza misteriosa. E allora, chi porterà la Take Me House? Sarà Pamela? Sarà Giselle? Jacopo, hai visto la luce? Sì. E allora va e fa la tua scelta. Vai, Jacopo. Giselle e Pamela. Non è deciso per nulla. Attenzione, spegne Pamela. E Pamela! Vieni Pamela, corri qua! Pamela e Jacopo, nuova coppia Take Me Out! Ragazzi,
Ragazzi, suppongo siate molto curiosi però di vedere chi c'è in ascensore, giusto? Sì. E allora, l'ascensore occupato, la ragazza è libera. Ragazza misteriosa, fatti vedere! Vani della tua scelta, Jacopo? Sì, ma non è scelta. Sei contento? Sì. Pamela, sei contenta? Yes. Tu sei contenta? Sì. Siamo tutti contenti. Prendi il foglio di Pamela, grazie. Vi lascio al vostro appuntamento. Dico solamente che noi ce lo guardiamo nella prossima puntata di Tecnial. Ciao! Si vede che Jacopo è un ragazzo serio, ma comunque passionale. Infatti ho visto che cercava il contatto e sicuramente ci sarà tempo. La ragazza misteriosa era sicuramente molto bella, ma con Pamela ha accettato veramente un colpo di fulmine. Come avete capito, è arrivato il momento dell'appuntamento della nostra Serena. La nostra Valeria Marini. Sarà stato un appuntamento da baci stellari? Andiamo a guardare. Ciao. Ciao. Desidero un uomo che mi apprezzi per i miei pregi e i miei difetti e che sappia anche tirar fuori il mio lato romantico. Qual è la tua tipologia di ragazzo ideale? Un po' come te, molto, molto semplice, bruno. Mi piace tanto il taglio dei tuoi occhi. Grazie. E invece tu perché mi hai scelta? Visto che comunque eri una ragazza alla mano, simpatica, poi mi sembravi anche una di quelle ragazze con cui si può parlare, non fissa. Beh, alla mano non tanto. Non sei una ragazza molto. Sono un po' appariscente. Io, come donna, ho gusti molto difficili, ma c'è qualcosa in lui che mi sta conquistando. E te in questo momento cosa stai cercando? In questo momento cerco l'amore. Pensi che comunque sia una cosa che sia raggiungibile o pensi che sia una di quelle cose che capita una volta nella vita, come magari... Penso che sia raggiungibile, dai, sì. Ce la metterò tutta questa volta con te. Questa è una cosa importante. Sì, sì, sì. Serena, mi sta piacendo molto e spero che voglia scattare con me un bel ricordo di questa nostra prima serata. Avete visto la divina? Erano baci stellari! Brava Serena, in bocca al lupo! Non perdiamo tempo perché l'ascensore occupato, il ragazzo è libero, single, fatti vedere! Fai innamorare oggi, fai innamorare domani, ci vedo doppio, ragazzi. Ah, beh, come avete capito, due single per un doppio appuntamento. Quindi due di voi potrebbero già uscire con i nostri due meravigliosi single. Ma andiamo per ordine, singles, presentatevi. Io sono Alessandro. Io sono Federico. Veniamo da Roma. E siamo gemelli. Loro sono Federico ed Alessandro e se vi annoiano, mai una gioia, no. '23, molto bene, bravi ragazzi. Dai che va benissimo. Bene, bene. Allora, bene. Per chiarezza, Federico. Alessandro. Eccomi. Eccoci qua.
giocano con noi Federica e Alessandro. Purtroppo non giocano più al gioco più bello del mondo, che è quello di innamorarsi. Tante ragazze, tra le quali Giulia. Incontentabile. Due te ne ho portati. Gabri, stasera è così, io non lo so. Vabbè, non c'è problema. Siamo aperti. Non fa niente. Ma che carino. Capita. Vabbè, lui ride qua. Meglio da Gabri. Bello. Lilli c'è accesa. Ciao Gabri, sono troppo carini, era impossibile spegnere. Hanno avuto un'entrata spettacolare. Grazie. Siamo simpaticissimi. Magici. Anche voi siete tutte bellissime. Complimenti a tutte, complimenti ragazze. Poi Alessandro mi ha fatto la giravolta, mi ha fatto il baciamano. Eh sì. Quindi eh, voglio conoscerli tutti e due un po' di più. Ok. Ce ne sarà possibilità. Oh, meno male. Giustamente uno ha fatto girare Lili, l'altro ha fatto girare Gisella. Eh sì, ragazzi. Che bello. Anche tu sei stupenda, Gisella. Hanno un complimento per tutti. Bravi ragazzi. Sentito che ti ho detto? Ho detto che sei stupenda. Grazie. Prego, anche voi siete veramente carini. Grazie. Grazie del complimento. Sei molto degno. Veramente voglio vedere la presentazione, perché all'inizio è veramente stato favoloso. Ora vedrete. Ti piace bambolao? Bambolotta. Sembra un bambolino. Metti tutte e due sul letto. Tanta roba. Bello, ma che carino. Che puntata meravigliosa, ragazzi. Ed era solo l'inizio, perché adesso vediamo le vostre vite insieme. Sì. Ragazze, se non vi piacciono... Io e mio fratello siamo cresciuti insieme e visto che all'apparenza sembriamo identici, chi non ci conosce ci confonde, ma di carattere non ci somigliamo per niente. Io sono un tipo introverso, riflessivo, corteggio le ragazze scrivendo le lettere d'amore e invece mio fratello... Federico è molto più estroverso di me, è un tipo a cui piace far divertire e divertirsi a qualsiasi ora del giorno e non si fa scrupoli a conoscere nuove ragazze. Anche se siamo molto diversi, abbiamo un ottimo rapporto e passiamo un sacco di tempo insieme, vacanze comprese. Con noi vivrete sicuramente un appuntamento speciale, ma dovrete essere in grado di andare oltre le apparenze. In fondo stiamo cercando entrambi la stessa cosa, no? Hai ragione, fratello, è ora che lo sappiano anche loro. Ragazze, stiamo cercando le nostre anime gemelle. A ciò aspettateci accese e portateci con voi alla Tecni House. Ragazzi, 14 ragazze accese, dai! Beh, ottimo Federico, ottimo Alessandro! Grazie. È andata bene. Devo dire che l'immagine di voi due uguali nel corridoio ricordava molto Shining. Sì, è vero. Il film horror, no? Purtroppo non viene a giocare con voi Giorgia! Mannaggia! Gabri, abbiamo un Latin Lover e dall'altra parte un ragazzo introverso, timido. Ci vorrebbe una via di mezzo. È difficile la via di mezzo. No, eh? È difficile. Niente. Non avete un terzo fratello? No, non c'era. No, eravamo in tre, era finita. Giorgia, tre o quattro io non posso portarteli. Già te ne ho portati due, più di così non posso fare. Giulia! Allora. Giulia, va bene anche l'altezza. L'altezza... Siamo più vicini, insomma. Allora, tra i due mi ha colpito di più Alessandro, perché è più romantico. Ah, già preferenze, ragazzi. Quindi sì, mi espongo. Sì. E poi comunque sono carini. Sono due cuccioli! Sono due cuccioli! Poi hanno la risposta pronta, sono simpatici. Quindi voglio scoprire il difetto. Beh, scusate, allora a questo punto, tutti i piccolini, c'è solo... Mi sa che c'è solo tu, Giulia. Vieni, Giulia, facciamo una baby dance, già che ci siamo, no? Baby dance, vai. Vai Giulia, vai! Qui, musica! Brava Giulia, vieni! Marta! Due te ne ho portati, Marta! Poi sono i miei compaesani, tutti e due di Roma, quindi come spegnersi? Sì. Anche se ho una preferenza più per... Per Federico. Federico. Sì, perché ha gli occhiali molto glamour. Grazie, ti ringrazio. Sono molto decisa, quindi se scelgo è quello. Va bene, ci sta ragazzi, mica vi offendete, certo, no? No, siamo preparati a tutto, niente timidezza. Ma io non voglio che voi andiate via, voglio che ci siano più. 50 round, voglio dire. Ma certo, magari, no. Quanto volete. No, ce n'è soltanto uno, anche perché ragazzi, è una cosa importante.
Perché adesso c'è il terzo round. Certo. C'è vostra mamma Stefania. Vabbè, questa era facile. Certo. La nostra cara mamma. La nostra cara mamma, che però vuole assolutamente dire un difetto che vi riguarda tutti e due, lo stesso sì, difetto. Purtroppo sì. Siamo preparati. Siamo preparati. Senza problemi. E quindi, se non è amore, usci interruttore. Ale, come va? Sei arrivato? Ci sono quasi, tranquillo. E ricordati, mi devi un favore. Sì, lo so, Fede, grazie. Che ci fai lì? Non avevi appuntamento con quella ragazza che sta lì per il campo? Ho mandato Ale al posto mio per lasciarla. Ragazze, non preoccupatevi, c'è un modo per riconoscerli. No! Aspetta, tutto. Blackout! Sì. Applauso per Federica Alessandro, stellatevi le mani! Grazie, grazie. Ma no! È successo. Succede. Ma come? Ragazzi, è così. Stava andando tutto benissimo. È cambiato no, qualcosa. No, non lo accetto, ragazzi. Io dico no. No, no, no. No. Sara. Proprio tu, Sara. Lo so. Mi hai portato 2-1, rob di sconto, però... Non lo so, no, Gabriele. Era uno a testa, non è che c'erano i saldi. Però Gabriele. Era uno che sai usciva. Perché, ma sai perché ho spento? Perché hanno fatto la descrizione. Uno ha detto che era romantico, l'altro invece era un po' più. Sì. Allora ho detto ancora questi si scambiano. Un giorno mi ritrovo la lettera d'amore, l'altro giorno mi ritrovo questo che ride. Io poi mi destabilizzo pure, Gabriele. Posso dirvi che in realtà lei è destabilizzante, non voi, quindi vabbè, forse alla fin fine è andata capitare bene così. Ma che peccato. Mi dispiace tantissimo. Guarda, la cosa che possiamo fare è tributarvi un enorme applauso. L'importante è partecipare. Grazie ragazzi. Perché siete stati simpaticissimi. Grazie. E dico che, mamma permettendo... Non avrete problemi a trovare le donne giuste per voi. Certo. Quindi grazie Alessandro, in bocca grazie, al lupo. Grazie Federico. Grazie anche a te, grazie ragazzi. A voi. Ciao, grazie ragazzi. Non ho l'età. Non ho l'età per amare più. Non ho l'età. Alessà, ci sei rimasto male? Beh, un po'. Però io no, sono un po' deluso perché avrei voluto un'opportunità, però non fa niente, l'importante è che quando si prende un palo non ci si sotterra ma si va avanti. Ma che peccato ragazzi, non potranno vivere un appuntamento romantico alla Tech Me House. A proposito di Tech Me House, andiamo subito a vedere com'è finito l'appuntamento di una delle coppie dell'ultima puntata. Ciao. Ciao. Le donne in generale le conquisto con la simpatia, quindi per conquistare Chiara cercherò di puntare su questo. Quanto è durata l'ultima storia? L'ultima storia è durata poco, insomma. Cioè? Un mese? Un giorno? No, non lo voglio dire, poi lo scopriremo. Ok, ok, va bene. Chiara, oltre che bella, è anche molto alla mano, mi sta mettendo molto a mio agio. Quanto tempo fa è successo? 3 anni fa. Ah, ok, quindi sei single da 3 anni. Esatto, pure vabbè, tu mi sembra. Meno, sì, più o meno il seguito okay. È quello. Pure per... Mi piace il fatto che è un ragazzo che ha la testa sulle spalle e quindi mi fa pensare che voglia anche lui una relazione seria. Tu sei un ragazzo molto geloso? Dopo tutte le esperienze passate ti direi che non sono più una persona gelosa. L'importante è la fiducia tra due persone. E cosa cerchi in una ragazza? Soprattutto il fatto che magari abbia dei valori. Se una ragazza non ha valori difficilmente mi ci avvicino. Chiara mi sta piacendo molto, è sicuramente una ragazza molto seria e spero mi raggiungerà al cinema della Take Me House. Ci siamo rifatti con un bel like e allora andiamo avanti. L'ascensore occupato, il ragazzo è libero, single, fatti vedere.
Mi ha detto, ci è mancato poco che mi ammazzavo. Stavo da che parte? Proprio quel punto lì è stato maledetto. Ma chissà come mai? Proprio da quelle parti là. Non so cosa dire. Guarda, andiamo con ordine. Single, presentati. Sono Andrea, vengo da Fiume Veneto, in provincia di Pordenone. Lui è Andrea e se vi annoia, mai una gioia. '29 Andrea, molto bene. Come è successo? Proprio sul filo abbiamo perso Giulio, ora le andiamo a chiedere perché. Passiamo il turno? Sì. Perché? Alla barba. Alla barba? Sì. Sai, è una cosa che a noi uomini capita. A me non piace. Non piace? Ah, deve essere tutto liscio, come un uovo, Andrea. Capito? Come un neonato. Come un neonato. Esatto. Proprio niente, neanche un accenno? Neanche un accenno. Baffi, pizzo, niente, me lo segno, prendo ordinazioni, perfetto. Okay. Ti porto un glabro. Ilenia! Allora, mi ha colpito molto l'outfit perché il rosso è il mio colore preferito. Hai capito. Sì. Bene, bene. La musica neanche mi dispiaceva, ci siamo guardati, neanche sfiorato la mano. Perfetto. Quindi direi che per il momento la cosa è molto molto positiva. Siete anche in pandan, perché tu sei vestita di verde, lui è vestito di rosso, hai visto? Manca l'arancione. Un'altra e il semaforo comune. È fatto. Lucy in the sky with diamonds è accesa per Andrea. Ciao Andrea, ho una domanda. È un bellissimo ragazzo fisicamente. Nulla grazie. Da dire. Sì. E come deve essere la tua ragazza ideale? Ma non è che ho un ideale di ragazza. Se ci sto bene insieme, basta quello. Bravo! Bravo Andrea! Si lascia la porta aperta. Giustamente però Lucy e le altre 29 ragazze accese vogliono sapere che donna stai cercando. Esaudiamo subito questa richiesta. Signore, se non vi piace... Ecco il suo frullato ipervitaminico e la sua acqua. Grazie. Mangiare bene è importantissimo perché ti fa sentire attivo. Che voi ci credete o no, sto gestendo una pagina da più di 100.000 follower, legata alla mia più grande passione. La palestra. Ho iniziato un paio di anni fa per provare e ora non riesco più a smettere. Il primo amore sono stati i pesi e come vedete non li ho mai abbandonati. E poi, quando voglio rilassarmi, faccio un po' di box. Maledetto sacco, non mi manderai al tappeto di nuovo. Così magari potrei prendere e lasciare il paesino in cui vivo. È così piccolo e ci conosciamo tutti. A me invece piacerebbe vivere in una metropoli. Penso che in una grande città me la caverei. D'altronde nella vita mi sono sempre dato da fare. L'unica cosa che manca è una ragazza al mio fianco. Ma per questo c'è la Take Me House. Andrea, 18 ragazze accese. Va bene, eh? Ne abbiamo perse 11, un po' tante. Ma già immaginavo. Beh, Francesca lo sapevo, perché tutta sta vivacità. Francesca. Era partito benissimo, l'entrata più bella di tutte. Addirittura, perché? Perché cioè, rischiava di morire, dici? Cioè, proprio qua davanti rischiava la morte e poi tutto andrato se siamo resi conto che è vivo. Ma guardate. Sara? Gabriele, ehi. Oggi non mi spengo, manco se mi spegnete la spina. Edda! Però ehi. La palestra. Le proteine. Cioè, se Nino D'Angelo dovesse rifare la canzone, non è più popcorn e patatine, popcorn e proteine. E non si fa. Mia Andrea, ma ci vuoi dire neanche un riso patate e cozze, dai. Il sabato ci può stare. Ci può stare, no? Ci può stare, ci sta. Giorgia! Una cosa che abbiamo in comune sì. È la palestra. Ok. Quindi, se tu me lo permetti, sì. Posso andare... Allora, tu di cognome fai Cocomero. Sì, vabbè. Okay. Ma non è che puoi andare lì e fare il tassello al single? Devo, dai, cioè, devo tassare un attimo. Vuoi scusa, se devo andare alla allora, se Andrea può sentire se sei maturo? Infatti. Io sapevo che si annusavano i meloni, vabbè, ma comunque. Come facciamo? Poco a poco, con buon gusto. Andrea, vieni tu? Piano, no. Aspetta, comunque... vai. Basta! No, complimenti. Cioè, è maturo. Io ragazzi ho visto sui Cocomeri si bussa, poi non so se risponde qualcuno, io busso. È maturo. Grazie.
Beh, successo clamoroso, 18 ragazze accese, manca solo un round. Andrea, il tuo appuntamento alla Tech House, la vedi laggiù, eccola là, eccola là. Si deve solo scansare il tuo amico Kevin, che è qui in mezzo, che vuole però raccontarci qual è il tuo difetto. Se non è amore, pugi da interruttore. Eccola lì, la sindrome della massaia. Ha colpito Andrea ancora quando era piccolo e non è ancora guarito. È maniaco dell'ordine e della pulizia. Provate a stare con lui per più di un'ora e vedrete. Però c'è anche un risvolto positivo. Se andrete a vivere con lui non dovrete mai più pensare alle faccende di casa. Andrea, hai un appuntamento! Sei ragazza accese! Annalisa? Buonasera, finalmente un uomo che fa qualcosa in casa. Diciamolo! Un po' troppa palestra, però. Dai. Ma in palestra ci va per pulire, però, giusto? Ok. Assolutamente. Allora va bene. Giulia? Beh, allora, intanto abbiamo in comune la passione per la palestra. Poi, comunque, non è un difetto essere comunque maniaci per la pulizia. Infatti, cioè, sarebbe comodo perché comunque io non sono per le pulizie, quindi ci sta. Perfetto. Fidanzato e golf allo stesso tempo. Attenzione, fino alla fine accesa anche Ilenia. Tutta frizzy. Io sono stata abituata da mia mamma praticamente alla pulizia, perché lei è una maniaca. Della pulizia? Sì. Io ho la zia che fa la pulizia, però. Sì. Cioè, sta sempre a pulire, anche se ti dico la verità, io non è che sono così fissata. Vabbè, ma adesso si è esagerato, no? Però possiamo collaborare. Sì, assolutamente. Cioè, possiamo andare in palestra insieme, perché anch'io mi alleno, prevalentemente corsa, mangio anch'io bene, vado dalla nutrizionista, quindi... Guarda, ha detto sarebbe un sogno, chissà, magari porta proprio te. Andrea, sono qui per ricordarti una cosa importante. I ruoli si invertono e il potere passa nelle tue mani. 2, 4, 6 ragazze accese. Sai cosa vuol dire? Che 4 le devi spegnere subito, caro Andrea. Pronto? Sì. E allora va e che la forza sia con te. Vai, Andrea. Annalisa, Giulia, Marta, Ilenia, Raffaella e Valentina. 6 ragazze accese. 4, Andrea le spegne subito. Aspetta, Annalisa. Aspetta Valentina. Aspetta Raffaella. Ancora una ragazza da spegnere, Andrea. Indecisissimo. E aspetta Marta. Giulia e Ilenia, chi porterà la Take Me Out? Lo scopriamo tra poco quando torna Take Me Out. Rimanete lì, dillo. Rimanete qua. Bentornati a Take Me Out, scusate, mi stavo facendo dare dei consigli dal mio amico Andrea. Tra l'altro, se avete perso questa puntata e volete capire perché c'è qui questo bel singolo e ci sono accese Giulia e Ilenia, potete andare su Dplay e riguardare questa e tutte le puntate di Take Me Out, fatelo. Caro Andrea, è arrivato il momento della tua ultima chance. Prima della tua scelta definitiva puoi fare sia Giulia che Ilenia o una domanda o una richiesta, prego. Da come avete sentito, mi piacerebbe andare a vivere in una grande città. Avete qualche consiglio da darmi? Giulia! Beh, allora, io ti porterei a Barcellona. Ci sono stata quest'anno con la mia migliore amica e ci siamo divertite tantissimo perché ci sono tantissime discoteche, quindi potremmo andare la sera a ballare. Poi è piena di palestre, quindi ottimo. Brava, Giulia! Ilenia! Ti consiglierei New York. Penso abbia tanto da offrire per quanto riguarda ogni ambito e poi si sa, la grande mela ha il suo fascino. Posso consigliarti Civitavecchia? Che cosa potresti avere in considerazione? Concentrati, Andrea, non ti far distrarre dalle mie facezie, perché adesso è il tuo momento. Devi spegnere una tra queste due meravigliose ragazze e lasciare accesa la ragazza che verrà con te alla Take Me House a vivere un primo, speriamo, romantico appuntamento. Sarà Giulia? Sarà Ilenia? Andrea, hai visto la luce? Dai. E allora? Andiamo. Vai e fai la tua scelta. Giulia e Ilenia. Ilenia e Giulia, Giulia e Ilenia. È indecisa.
indeciso, molto indeciso. Non lo sa, non lo sa, non lo sa. Ilenia! Ilenia e Andrea, nuova coppia Take Me Out. Era indeciso sino alla fine, Ilenia, hai visto? Finalmente ce l'abbiamo fatta. Finalmente ce l'abbiamo fatta. Buon primo appuntamento, andate, la Take Me Out vi aspetta. Grazie. Ciao. Ilenia se l'è giocata molto bene con la scelta della città. New York è una città che mi ispira e vorrei veramente visitarla con tutto me stesso. Alla fine ha scelto me, una mora. Non per niente, io ho sempre patteggiato per le more. E spero che alla Take Me House sappia darmi qualcosa in più in modo tale da poter continuare questa conoscenza. E per questa sera è tutto. Voglio solo ricordarvi che tra qualche puntata arriva una delle nostre incredibili feste, Let's Dance! Non c'è ballo più bello che quello che si fa in amore. A proposito, amore è? Meglia, riso, patate e cozze! Meglio!